La pace del Signore sia con tutti noi, cari nella grazia. Stasera abbiamo una serata speciale per chi è nella capacità di poter aspettare e guardare. Sicuramente il Signore stanotte ci farà miracoli. Vi sto lanciando Apocalisse 21 nella chat. Bene, vi ho lanciato Apocalisse 21 fino dall'1 fino all'11 versetto, sia in italiano che in inglese. Adesso lo incollerò nel traduttore e lo leggeremo in MP3. Chi ha una Bibbia può prenderlo dalla Bibbia, così ce l'ha tutto davanti il capitolo. Lo potrà leggere, così potrà capirlo migliore della situazione che spiegheremo. Bene. Questa sera avremo una parola speciale che il Signore ci farà commentare. Apocalisse 21.
Tonight we will have a special word that Mr. Comment Apocalypse 21. Il Signore è grande ed è potente che ci ha dato possibilità questa sera di dare onore, gloria all'Eterno e a Gesù. The Lord is great and powerful, who gave us the possibility tonight to give honor to the eternal glory and to Jesus. Innanzitutto, vorremmo pregare il Signore che stasera ci benedica. Benedica. Amen. Chi è nella possibilità di chiudere gli occhi e di abbassare il capo e preghi insieme a me, ovunque si trovi. Nel suo bagno, nella sua casa, nella sua stanza da letto, o in un bar, o in mezzo alla strada che sta guardando con il telefonino, ovunque vi troviate, se avete nel vostro cuore, nel vostro intimo, nella vostra mente di pregare insieme a me, che ben venga. Chiudete gli occhi e pregate insieme a me. Amen. Padre Santo, Dio d'amore, questa sera siamo qui davanti alla tua presenza per portare tutti i nostri problemi, tutte le nostre angosce, le nostre difficoltà, e vogliamo essere stasera ripuliti, Signore, da ogni scoria, da ogni peccato, da ogni difficoltà che ci assale nella nostra psiche, nella nostra mente, nel nostro io. Che possiamo diventare piccoli come bambini, che possiamo di nuovo rinascere nella spiritualità del tuo figliolo Gesù Cristo, che tu hai mandato 2018 anni fa a darci il benvenuto nella tua casa, nel tuo regno, nella tua potenza. E stasera
Vogliamo leggere, Padre, con il tuo permesso, Apocalisse 21. Sì, Signore, ungici dall'alto stasera che possiamo meditare questa tua parola con dignità, con amore e con potenza. Ma prima di ogni cosa, Padre, che tu sia vicino a noi stasera quando mediteremo questa parola. Che sii tu, Padre, come prima persona a parlare e a meditare ogni cosa, a suggerirci tutto quello che abbiamo bisogno, perché noi, Padre, siamo vuoti completamente su questa parola. Sì, Padre, chiediamo il tuo aiuto, la tua gioia, il tuo amore che discende su di noi come pioggia di benedizione, e ti vogliamo ringraziare che oggi qui in Germania ha cominciato a piovere con gocce belle grosse, Signore, con un tempo meraviglioso, Signore, che l'aria è riscaldata e la terra ha cominciato a riscaldarsi. Grazie, Padre, per questa gioia che ci hai donato anche qui in Germania, perché era da molto tempo che non pioveva. Grazie, Padre. Benedici ancora il resto della notte, benedici ancora il resto che faremo nella tua parola. Ti ringraziamo nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Bene, cari, nella grazia potete aprire gli occhi. Adesso, mentre il microfono raggiungerà la destinazione di ciò che deve scrivere, diamogli tempo. Io nel frattempo svuoto completamente il computer da tutti i video che ho nel PC per andare più veloce, perché vedo che perde molto tempo e io voglio sbrigarmi, perché domani vado a lavorare e voglio finire presto stasera. Ieri ho fatto tardi.
Bene, cari nella grazia, adesso il microfono dovrebbe viaggiare più veloce. Vi sto trasferendo nella chat quello che abbiamo detto. Se c'è qualche errore di ortografia, non vi preoccupate. Questa sera avremo una parola speciale che il signor Commentari Apocalisse 21 vorremmo pregare il Signore che stasera ci benedica, me chi è nella possibilità di chiudere gli occhi e di abbassare il capo e prega insieme a me ovunque si trovi nel suo bagno, nella sua casa, nella sua stanza da letto, in un balcone in mezzo alla strada che sta guardando con i telefoni ovunque ritroviate se avete nel vostro cuore, nel vostro intimo, nella vostra mente di pregare insieme a me che ben venga direte io e pregate insieme a me Padre Santo Dio l'amore. Questa sera siamo qui davanti alla tua presenza per portare tutti i nostri problemi, tutte le nostre difficoltà e vogliamo essere stasera le pulitiche, Signore, da ogni scoria, da ogni peccato, a ogni difficoltà che ci assale nella nostra fisica, nella nostra mente, nel nostro ero, che possiamo diventare piccoli come bambini, che possiamo di nuovo rinascere nella spiritualità del tuo figliolo Gesù Cristo che tu hai mandato 2018 anni fa a calci il benvenuto nella tua casa, nel tuo regno, nella tua potenza. E stasera vogliamo leggere, Padre, con il tuo permesso, Apocalisse 21, sì Signore, 11 dall'alto, stasera che possiamo meritare questa tua parola con
dignità con amore e con le potenza, ma prima di ogni compadre che tu sia vicino a noi. Stasera quando meriteremo questa parola, che sii tuo padre come prima persona a parlare e a meritare ogni cosa. Suggerirci tutto quello che abbiamo bisogno, perché noi, Padre, siamo vuoti completamente su questa parola. Sì, Padre, chiediamo il tuo aiuto, la tua gioia, il tuo amore che discende su di noi come pioggia di benedizione. Ti vogliamo ringraziare che oggi qui in Germania ha cominciato a piovere. Amen. Adesso vi trasferisco anche quella in inglese di quello che abbiamo detto stasera. La state per ascoltare in inglese. Tonight we will have a special word that Mr. Comment Apocalypse 21, we would like to pray to the gentleman who blesses us tonight, who is able to close his eyes and lower his head and pray with me wherever he is, in his bathroom, in his house, in his bedroom, or in a bar within the middle of the road, that is looking with the phones wherever you find, if you have in your heart, in your intimate, in your mind, to pray with me, that it is good to network and pray together with me. It seems holy God love tonight, we are here before your presence to bring all our problems, all our difficulties, and we want to be tonight the ladies' policies from every dross, from every sin, to every difficulty that assails us in our physical, in our mind, in our hero, that we can become as small as children, we can again reborn in the spirituality of your Son Jesus Christ, whom you sent 2018 years ago to kick welcome into your home and your kingdom and your power. And tonight we'll read, Father, with your permission, Apocalypse 21, yes sir, 11, from tonight we can deserve this your word with dignity, with love and power, but before every with Father you are close tonight, when Mary will hold this word, that you, Father, as the first person to speak and to deserve everything, to suggest everything we need, because we, Father, are completely empty on this word. We ask for your help, your joy, your love that descends on us as a rain of blessing, and we want to thank you that today, here in Germany, it started to rain. Gloria a Dio. Vi sto trasferendo nella chat in inglese. Gloria a Dio. Bene.
Questa sera leggeremo Apocalisse 21. Apocalisse 21. Nella mia Bibbia il titolo che hanno messo chi ha tradotto questa parola di Dio è i nuovi cieli e la nuova terra. E stasera, dal primo versetto, dando gloria a Dio, è scritta in questo modo. Amen. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Fermiamoci qui. Il Signore stasera ci fa capire tantissime cose in questo passo dell'Apocalisse 21, come Giovanni racconta e fa trascrivere questa parola, che vide poi un nuovo cielo e una nuova terra. Perché vide un nuovo cielo e una nuova terra? Avete immagine su questa parola? Giovanni vide queste cose imminente alla distruzione di questo nuovo, dove siamo noi, questo luogo verrà distrutto, non esisterà più.
E quando Giovanni vide nel futuro un nuovo cielo e una nuova terra, è ciò che Gesù ci sta preparando da 2018 anni or sono a oggi. E che siamo convinti di questa bellezza che Gesù ci sta preparando, Giovanni ce lo raffigura in un modo stupendo. Dice: poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo era e la prima terra erano scomparsi. Vedete? Erano scomparsi. Lui parla in primo attacco, nel futuro, e nel secondo attacco parla nel presente. E nel presente saremo noi nel nostro mondo che non ci sarà più. Per chi resterà in questo mondo non avrà dove appoggiare i piedi, perché chi resterà in questo mondo dopo che Gesù ci rapirà sarà preda del nemico. E il mare non c'era più. Vedete, con la scomparsa della terra scompare anche il mare. Non esiste più né la terra e né il mare. Ma nel futuro Giovanni vide un nuovo cielo e una nuova terra bellissima, adorna di smeraldi, di colori meravigliosi. E qui ce lo spiega in avanti ciò che Giovanni vide. E vide la santa città. Questo lo dice nel secondo versetto. E vide la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da presso Dio. Vedete, quella nuova Gerusalemme scende dal cielo. Quella nuova Gerusalemme scende dal cielo da presso Dio. Questo presso Dio, che cosa ci raffigura Giovanni? Giovanni ci raffigura che quella bellissima Gerusalemme celeste che Gesù sta preparando scenderà e noi saremo rapiti nell'aria verso quella bellissima città che Gesù ci sta preparando da 2018 anni. Pronta come una sposa adorna. Vedete, lei è già pronta con dei colori, con dei smeraldi, come un vestito adorno a una persona che ci aspetta con ansia. Avete mai provato questa sensazione quando la vostra metà, se siete un uomo, la vostra donna che vi aspetta
mentre arriva il giorno del vostro matrimonio. Oh, com'è bello! Non vedete l'ora che quel giorno si appresta a concludersi per consumare il vostro pensiero che avete nella vostra mente e nel vostro cuore. E qui è il nostro pensiero che si sta per avverare quando la Gerusalemme celeste scenderà dal cielo e noi saremo rapiti nell'aria e saremo trasportati in questa grande e bellissima città, la Gerusalemme celeste, adorna da ogni diadema, da ogni colore, da ogni smeraldo. E non c'è bisogno più il sole che la fa risplendere, perché Gesù stesso è la luce che risplende in quella città. Notte e giorno non ci sarà mai più buio, ma ci sarà la luce in eterno, perché Gesù sarà lì con noi. E nel terzo versetto dice: udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Vedete, una voce grandissima, tonante, fece udire a Giovanni queste cose. E diceva: ecco il tabernacolo. Il tabernacolo raffigurava qualcosa di maestoso, di meraviglioso, che Dio stesso rifletteva. Ed essi saranno il suo popolo e Dio stesso sarà loro, con loro, e sarà il loro Dio. Vedete, quando questa situazione si avvererà, non ci sarà né pianto, né dolore, né difficoltà, né malattia, perché Dio stesso ci curerà, ci guarderà, ci sanerà e ci darà quella gioia, quella felicità eterna. E dal quarto versetto dice: egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, cari nella grazia, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Tutto è scomparso e tutto è diventato luce. E nel quinto versetto dice: e colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove
tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritieri. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. Ma chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi sarebbe questa fonte dell'acqua della vita? Chi non conosce la roccia che seguiva gli israeliti nel deserto? La roccia stessa seguiva il popolo di Dio nel deserto e l'acqua non mancava mai, e la manna dal cielo ogni giorno scendeva per nutrire il popolo suo eletto. E qui vediamo che chi prosegue su questo cammino sarà abbeverato dall'acqua della vita, della roccia di Gesù Cristo. E dal settimo versetto dice: chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Vedete la stima che Dio ci dà, che lui sarà un padre per noi e noi saremo suoi figli adottivi per l'eternità. E questa consapevolezza che noi ci dà stasera, quella gioia, quella pace, quella tranquillità per sempre, in eternità ed eternità. E dal versetto 8 dice: ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri, tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco, di zolfo e la morte seconda. Vedete, tutte queste persone saranno buttate nello stagno di fuoco ardente. Non c'è scampo per queste persone che hanno vissuto in questo mondo straziando il povero, l'ammalato, il povero disgraziato, e ancora la vedova, gli orfani. Chi non ha fatto il suo dovere di cristiano sarà buttato fuori nella gemma, dove il fuoco inestinguibile arde notte e giorno. Sarà buttato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. E nella seconda parte di questo capitolo, in Apocalisse 21, vediamo cosa ci prospetta. Il titolo dice: la nuova Gerusalemme. E dal versetto 9 dice: poi venne uno che dei sette angeli che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli, e mi parlò dicendo: vieni e ti mostrerò
la sposa, la moglie dell'agnello. Egli mi trasportò in spirito su una grande e alta montagna e mi mostrò la santa città Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio. Vedete ciò che Giovanni vide, anche che lo vide in spirito, trasportato con la mente. Giovanni ci scrive queste cose meravigliose che, quando vengono comprese dall'uomo, l'uomo resta di stucco. Quando comincia a comprendere quella via, quella grandezza, quella potenza, non c'è denaro che può paragonare a questa grande felicità. Or tu, mio caro, mia cara, a che cosa stai andando incontro? Ai dollari, al denaro, all'euro? Stai andando verso una zona di ricchezza? Stai andando verso una strada spaziosa, a delle feste solenne? Dove stai andando? Dove sei diretto? Dove sei diretta? Oggi il Signore ti sta fermando, ti sta dicendo: vieni a me. Oggi non perdere tempo, ascolta ciò che il mio servo vuole farti capire. Ricordati che oggi, se ascolti e comprenderai, avrai salva la vita. E non solo tu, ma si salverà anche la tua stirpe, perché tu sarai una testimonianza vivente per la tua casa, per la tua famiglia, per tutti quelli che ti circondano, per tutti quelli che ti guardano, per tutti quelli che sentono il tuo nome. La tua potenza rifletterà su ogni creatura vivente sulla terra e tu sarai innalzato più alto dai colli, che sono i più alti del mondo. Tu sarai innalzato fino alla Gerusalemme celeste. E dal versetto 11 dice: con la gloria di Dio il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro, cristallino. Aveva delle mura grandi e alte, aveva 12 porte e alle porte 12 angeli. Sulle porte erano scritti dei nomi che sono quelli delle 12 tribù dei figli di Israele. Ci fermiamo qui per non andare oltre, perché si farà tardi. Ma chi ha tempo,
legga tutto il capitolo, perché è molto interessante. E io stasera vi darò quella benedizione che Dio ha dato a me. E mentre leggerete questo capitolo, comprenderete ciò che Dio vuole da voi. Siate attenti nel leggerlo. Non correte. Camminate piano. E ogni versetto soffermatevi. Mentre il vostro io incanalerà il versetto precedente, voi meditatelo. Esprimetevi ciò che lo Spirito vi dona. E con questo voglio pregare, voglio ristabilizzare quell'armonia che desidera il Signore donarvi. Chiudete gli occhi mentre pregherò e fate vostre le parole che ascoltate e ripetetele nella vostra mente. E mentre le ripetete, immaginate di farle vostre nel vostro cuore e nella vostra mente. Padre Santo, Dio d'amore, grazie ancora per stasera, come tu ci hai benedetti, come tu ci hai dato quella gioia stasera di poter fare la tua volontà, di poter meditare questo grande capitolo dell'amore e nella grazia del tuo figliolo Gesù Cristo. Grazie Padre, come tu ci ungi dall'alto e ci dai quella serenità, quella pace che nessuno può donarci. Ti ringraziamo ancora per i nostri figli, per tutti quelli che tu hai donato a tutti noi. Grazie Padre, nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Il nemico disturba anche quando preghiamo, non vuole che noi preghiamo e non vuole che noi terminiamo ciò che il Signore desidera, ma a noi poco ci importa se squilla il telefono. Adesso io non solo ho chiuso, lo blocco per non dare più fastidio. Il Signore è grande, mia cara, nella grazia, e oggi il Signore vuole da tutti noi qualcosa che ancora noi non ce l'abbiamo, ma Lui presto ce la darà. In prestito
e noi dobbiamo essere coerenti di trattarla con dignità. Di adorarlo e di magnificarlo. Lo Spirito Santo che ci donerà. Dobbiamo trattarlo con dignità, con amore e con potenza. Chiunque troverà questo Spirito nel suo cuore, nella sua anima, quello che stasera desidera il mio cuore, che lo tratti bene. E lo tratti ancora meglio della sua vita, perché lo Spirito di Dio che entra dentro di noi. Or mie cari nella grazia, dato che il tempo stringe, ed è molto tardi, e devo dare tempo al microfono di arrivare alla conclusione, perché c'è molta strada prima che arrivi alla conclusione. Desidero fermarmi con un grande abbraccio per tutti. Come faccio sempre, vi abbraccio. A tutti. E vi curo con Gesù, con me, nell'amore e nella grazia di Dio. E quattro baci. Uno, due, tre e quattro. Per tutti voi, a Dio volendo, ci sentiremo domani mattina alle 5. Tra poco, quando si concluderà questo video completo, vi metterò il video della notte, la chat notturna.
Vi sto incollando quello che abbiamo detto in italiano. Vi saluto nella pace del Signore, sto chiudendo la chat, ci sentiremo domani mattina alle 5. Buonanotte.